città. Oh, mi piace Napoli molto. E era una sorpresa perché prima sono arrivato, ho sentito tante cose un po' male di Napoli, che è sporca e pericolosa, ma non ho trovato queste cose qua. Per me è una bella città con gente simpatici, c'è tante di vedere e fare, e sembra che ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da fare. C'è tante cose che sono differenti, c'è una differenza di cultura e con lo stile, e come giochiamo qua, come facciamo l'allenamento, il nostro calendario, c'è tante cose differenti, ma per me provo di concentrare sulle differenze buone, come qua posso imparare un modo differente, cose che non posso imparare negli Stati Uniti perché pensiamo con un modo differente. No, per adesso il mio sogno è di giocare in Serie A con Napoli femminile, e perché sono qua per andare a Serie A l'anno prossimo. Secondo me è un po' tardi per questo, perché adesso loro prendono tanti calciatori molto, molto giovani per il prossimo campionato, per l'Olympics oppure il prossimo World Cup. No, perché non è il mio sogno. Per me la cosa che io volevo fare è giocare fuori gli Stati Uniti, perché ho giocato calcio in scuola e tutta la mia vita, quindi non c'era una possibilità di prendere un viaggio, quindi non sono andata fuori gli Stati Uniti fino ho avuto 23 anni. Dopo sono andata a Inghilterra e poi Svizzera e adesso Italia. Sì, seguo la palla per vedere tutto il mondo, sì. Solo mia mamma ha un passaporto, quindi quasi nessuno dalla mia famiglia hanno andato fuori gli Stati Uniti. La mia mamma è andata a Inghilterra una volta, Svizzera mai, Italia mai. Dico sempre a lei, non so per quanto tempo rimango qua, quindi se vuoi venire, vieni adesso. ma spero, forse nella primavera, o vedremo, non so.